Ciao ragazzi, oggi facciamo delle valgostane di melanzana, le melanzane alla valdostana. Tutto quello che serve, un po' di grana, due uova, mezzo bicchiere di latte, un po' di sale, del pan grattato e due melanzane. Mi erano rimaste queste due melanzane, è da qualche giorno che ce l'ho in frigorifero e allora, prima che insomma si rovinano, facciamo qualcosa che comunque è sempre buonissimo. Abbiamo lavato le melanzane, le iniziamo a pulire e le tagliamo a fettine di circa 3-4 mm. Non devono essere molto grosse perché se no ci mettiamo veramente tanto a cuocerle. Quindi facciamo 2-3 mm di altezza. Vi faccio vedere subito. Attenzione col coltello, mi raccomando. Tagliamo sempre con calma. Togliamo appena appena un pochettino di questa buccia in modo da recuperare anche l'ultima fettina. Questo è il nostro unico scarto. Questa è la nostra fettina di melanzana. Questa è l'altezza, diciamo, lo spessore che faccio. Prendiamo un contenitore dove andare a preparare le nostre uova. Prendo una ciotolina, è una ciotolina del gelato che non ho buttato via, sono molto utili in cucina, quindi non buttatele tutte. Mettiamo le nostre uova, vi raccomando, dopo aver toccato le uova, laviamoci le mani prima di continuare. Adesso che abbiamo rotto le uova, grattiamo un pochino di parmigiano o di grana, se lo avete già grattugiato, meglio ancora. Io ho questo fresco e ne grattugio un po' di questo fresco con la mia grattugia di combattimento. Ne serve veramente poco, ne mettiamo circa 30-40 grammi per dare un po' di sapore aggiuntivo a queste valdostane, facilissime da fare, economiche, perché come avete visto con due melanzane se ne fanno veramente tantissimo. Per non farle troppo pesanti e per non mettere, diciamo, decine di uova, per infarinarle aggiungiamo anche mezzo bicchiere di latte. Ma prima iniziamo a rompere un attimino le nostre uova e aggiungiamo un po' di sale, dopodiché aggiungiamo il latte ed il formaggio. In questo modo sarà molto più facile sbattere le nostre uova, perché se no facciamo fatica dopo quando mettiamo il formaggio, e invece noi gli diamo subito una bella passata. Aggiungiamo il nostro mezzo bicchiere di latte e mettiamo una manciatina di grana. Io ne ho grattugiato un po' di più, ma non fa niente, saprò come riutilizzarlo. Bene, siamo già pronti per fare le nostre valgostane. Un altro trucchetto che possiamo fare è quello, per non sporcarci assolutamente le mani, è quello di utilizzare una bella pinzetta da cucina. Poi, se ce l'abbiamo, ma non è obbligatorio, possiamo utilizzare anche un pochino di farina per fare un'impanatura ancora più superiore del normale. Quindi ci mettiamo
i nostri ingredienti alla portata di mano, prendiamo un piatto perché ci servirà, prendiamo la nostra melanzana, la passiamo nella farina in questo modo, battiamo appena appena per fare scendere la farina in eccesso, passiamo nell'uovo da una parte e dall'altra, facciamo scolare un pochettino l'uovo in eccesso, ma si attacca bene perché abbiamo messo a punto la farina, come vedete non gocciola più, e quindi non andiamo neanche a sporcare troppo il nostro pan grattato senza formare dei grumi. In questo modo quello che avanza lo possiamo utilizzare per la prossima impanatura. La farina va benissimo, anche perché durante la cottura vedrete che sarà veramente bella. Ecco fatto, le mettiamo in un piatto, le prepariamo tutte e andiamo subito a friggerle. E con questa è l'ultima. Come vedete, infarino, io ho una bella battutina per far attaccare la farina, mettiamo nell'uovo da una parte e dall'altra, questa è la seconda che vi faccio vedere, schiacciamo bene, bella battuta in modo che attacca bene il nostro pan grattato e ci siamo. Eccole qua, pronte da cuocere. Guardate quante frittelle, diciamo, io le chiamo frittelle, sono delle valdostane, va bene, chiamiamole anche frittelle. Guardate quante frittelle abbiamo fatto con due melanzane e due uova, perché le abbiamo allungate le nostre uova con un pochettino di latte e ne è rimasto anche un po', mi dispiace buttarlo, ma d'altronde non possiamo fare altro visto che abbiamo passato le nostre melanzane. Però tanto per rendervi conto, come avete visto, è rimasto anche un po' di roba da due uova. Se noi avessimo messo soltanto delle uova, hai voglia quante che ne servono. Ok, mettiamo subito a posto, diamo subito una resettata al nostro tavolo e iniziamo a friggere le melanzane, sempre ordinati e puliti, è un ottimo suggerimento che vi posso dare, così riusciamo a lavorare più organizzati, abbiamo più spazio ed è anche più piacevole lavorare in un ambiente bello ordinato. Ok, mettiamo una padella sul fuoco con un po' di olio o per friggere d'oliva, fate voi. Aspettiamo che si riscalda un attimino e iniziamo a friggere subito le nostre melanzane. Ecco fatto, come avete visto è veramente molto molto semplice. Fatemi controllare una cosa che non vorrei... No, niente. Mi sembrava che erano due, una sovrapposta all'altra, invece no. Ogni tanto la vista fa brutti scherzi. Ci avviciniamo ai 43. A ottobre saranno 43. Bene, ci vorranno circa 2 minuti per parte. Abbassiamo un pochettino il fuoco, non lavoriamo con una fiamma spedita perché rischiamo di cuocerle troppo esternamente e poco internamente. Proviamo a girarle e vediamo se hanno preso il colore desiderato. Il loro colore, sì, mi sembra che sono abbastanza dorate, quindi le giro. Ancora un paio di minuti da questa parte e le possiamo andare a sistemare nel nostro piatto con un po' di Scottex, ossia carta da cucina, per asciugarle un pochino del loro olio. Dopodiché le possiamo impiattare
se vogliamo mettiamo una piccola spolverata di sale come si fa sulle patatine fritte e le serviamo subito così calde calde, sono una vera delizia. Queste sono le prime, signori, ve le faccio subito vedere per non farvi perdere molto tempo con questo video. Insomma, avete visto che è semplicissimo, questo è il risultato finale, vi auguro a tutti una buona giornata e grazie mille veramente di cuore. Ciao ragazzi!